Dove sei? Ma cosa? Fermo, fermo, sono qui, Luca, fermati! Fermo, qui! Ma sei venuto fin qui in macchina bendato, Luca? Sono qui, guardami! Ma sì, vabbè, la strada era tutta dritta, per la sfida mi sono preparato, dovevo arrivare in fretta. Dovevi bendarti qui, dobbiamo costruire una casa da bendati, e invece te arrivi qua in auto, ma sei pazzo, dai, sbrigati! Ma sì, so guidare benissimo, non vedo niente, dove sei... Visto che sei bendato, inizia tu, hai 10 minuti, massimo un quarto d'ora per costruire la migliore casa che puoi, bendato, vediamo cosa sai fare, Dimmi dove devo costruire. Qui dove ti pare, dai, io la costruisco accanto dopo. Allora, mi sono portato già tutti i blocchi. Vai, costruisci allora. Ti aiuto un po' con l'erbetta qua che mi fai un po' di pena. Oh mio Dio, così sembra un buco profondissimo. Luca, dove la parcheggio l'auto? Dove ti pare? Dai che anche qui va bene? Ma che paura! Ma sei impazzito? Pensavo fosse il garage questo. Vabbè, la parcheggio qua in mezzo alla strada, dai, tanto. Allora, adesso facciamo le mura. Sono un po' ubriache come mura, Luca. Cosa? Perché hai piazzato un blocchetto qua? Ecco, devi allargare la stanza. Sì, è proprio quello che volevo fare. Dai, su, che ti sorveglio. Non vedo niente, io sto seguendo il contorno. Ma fai benissimo, Luca. Colora dentro i bordi, dai. Mi fai un favore, Espi, mi dici dov'è il centro della casa? Aspetta, seguimi. Qui, guarda. Vedi dove sono io, qua. Grazie. Perfetto. Importante la simmetria. È importantissima la simmetria, infatti. Guarda, te se devono fare le colline di fianco a casa mia. Ma non è che le colline le hanno costruite, erano qui da milioni di anni fa, ti pare, Luca? Mi hai detto di costruirci qua, io ci ho fatto la casa e mi trovo... Oh, cos'è? Espi, aiuto! Che cosa c'è? Non c'è niente! No, c'è della fauna locale, Luca! No, e sono entrati qua! Che cosa c'è? Brucia la casa! Ma dai, su! Oh, la luce aiuta! Insomma, qualcosina! Vabbè, allora vai, vediamo! Ma guarda che se ne sto andando! Ma guarda che carini! Sta prendendo l'auto questo ragno! Oddio santo! Ma non farmi prendere un colpo così, ma sei impazzito! Mi stai sfondando i timpani! Ma ci sono i ragni! Vabbè, ogni casa ha un po' di ragni, che male c'è? A casa, non a caso, ci sono. Non si sa mai quando ne compaiono i nuovi di ragni! No, no, dai, ti prego, lo sai che li odio! Vabbè, dai, tranquillo! Ma sai che non riesco a capire quanto è alto il soffitto? È altissimo, io direi almeno 14 blocchi, Luca! Dai, non mi prendere in giro, sono cieco ma non stupido! Vabbè, qual è il problema? Vabbè, quanto alto il soffitto? Cosa te ne frega a te di quanto alto il soffitto? Che se no non riescono a crescere bene le mie piantine. Ci stanno dentro, queste belle piantine di insalata alta. Ma piuttosto, Luca, pensate, ma perché non contribuire con un bello zerbino? Sai, di quelli tipo welcome home o qualcosa del genere. Ti piace? Vabbè, guarda. Sì, non è ma lì ci va la porta, Espi. Vabbè, ma è tutto è soffice, provalo. È comodissimo. Ci hai messo sotto qualcosa? Cos'è successo? Oh, ha funzionato! Guarda che roba! Aiuto! Che cosa succede? Sei qui vicino, dai! Oh. È soltanto un modo per espandere i tuoi orizzonti. Vabbè, visto che ti piace così tanto, ho un'idea, facciamo una bella cosa. Li metto ovunque, no? Così non c'è più nessun problema. Espi... Mi hai chiuso in gabbia, disgraziato! Dove sei? Dove sei finito, Luca? Non ti trovo! Io cammino dritto in una direzione... Oh, ho trovato la casa. Luca, a te come stanno andando le cose lì sotto? Abbastanza bene, devo dire. Ho preso un po' l'orientamento di casa mia. Un po' piccola, ma è carina. Ma no, ma va benissimo. Anche perché ti rimangono giusto pochi minuti per finire di costruirla, eh. Non è che c'hai il tempo infinito. Ah, beh, è vero. 7 minuti saranno già passati. Ecco ma qua. Ma io nel frattempo... Che dici? Devo ancora fare sotto. Dai, su, Luca. Ma aspetta, ma questa... Ma è un po' claustrofobica sta casa, scusami. Hai messo soltanto questi vetri. Sì. Non cadere così. Secondo me non ci sta. Secondo me devi mettere una bella finestra sul soffitto in modo da illuminare ancora meglio. Non pensi che sia una buona idea? Dici... Qui, tipo. Dove? Qui. Non vedo nulla, sono cieco. Qui, sopra la tua testa, Luca. Sopra di me, tipo qua? Sì. Ops, che peccato. Avevo costruito una cisterna sopra casa tua, a quanto pare. Ma ti sembra? Ma che... Oddio, mi sono perso. Luca, ti sei perso? Ti sei perso? Vai verso il basso. No, però non va bene. Via. Madonna, ma sempre contro le novità. Ma che roba impressionante. Dopo vedrai, quando tocca a te. Ma che bella, cos'è sta roba? È facilissimo costruire le antenne quando sei cieco. Sì, infatti, è...
È bellissima, la cosa migliore che abbia mai visto. Questa mi serve per il mio laboratorio segreto che farò qua sotto. Oddio! Ah! Ah! Ti sei teletrasportato, Luca? Sono finito sottoterra, ma smetti di mettere ste cose? Vabbè, mi è scivolato dalla tasca, scusami, non è colpa mia. Ma guarda, quante ne ha messe. Ma il buco! Ma... Lo sapevo che ci saresti cascato. Incazzato. Allora, prima di tutto si arreda il laboratorio, direi. Ma hai messo il campanello, più... Luca? No, ma che bello! Oddio. Ti prego. Ma funziona veramente? Ma prego cose, bellissimo! Espi, non fare tutto sto casino. Non far tutto sto casino adesso. Se ti dà fastidio il casino che faccio, puoi anche toglierlo il campanello, non ti pare? Se c'è un campanello vuol dire che la gente lo può usare come gli pare, Io sto lavorando! Ma non mi diverto con così poco, anzi mi hai dato una buona idea. Vai, tanto tu continua a costruire, Mi hai dato una bella idea su come tirarti pazzo, Luca. Ti tirerò completamente pazzo. No. Oh, che bello, è bello ambientino che stai facendo qua. Cos'è, un carcere? No, è... un laboratorio. Ah, ok, pensavo fosse un ciuccio da come stavi succhiando. Perché è difficile spiegare le cose a te comune mortale. Posso togliere tutte ste pressure plate o no? Ma non sono pressure plate! Che stai dicendo? Sono le nuove mattonelle! Ci ho camminato sopra 6 volte! Ops! Se inciampi mentre le spacchi non è colpa mia! Ma come faccio a costruire con un tempo limite se continuo... dove sono finito? Hai ragione, dai, va bene, ti do giusto 3 minutini in più. Guarda che stanno per scadere, però, manca pochissimo. Ho finito, comunque. Hai finito? Ecco. Cerca di non cadere nei buchi. Allora, Luca, permetterti un po' più di fretta per aiutarti nella costruzione, pensavo di stimolare il tuo intelletto con qualcosa di tipo di sonoro, no? Visto che le cose non puoi vedere. Ti piace? No. Cosa hai fatto partire? È un allarme! Così almeno sai dove sono le varie parti della casa, no? Ci sono 2 allarmi sul tetto, poi ce n'è uno qui, poi ce ne metto uno sotto. Dai! Vabbè, se non ti piacciono, tu cosa fai? Vai lì e li togli, non è un problema. Sto per impazzire? Ma cosa stai per impazzire, Luca? Che esageratone che sei! Cos'è sto casino? Ma basta, ma... Toglili, dai, Luchino! Su, non è che ci vuole troppo! Sto diventando scemo! Ma ancora di più di quanto lo sei già! Dai, su, mamma mia, che esagerato! Ops! Va bene, dai, possiamo andare avanti! Se becchi l'ultimo... Dai, è qua, Luca, su! Mamma mia, anzi no! C'è un altro! Oddio, non mi ricordo dove l'ho lasciato! Ecco, perfetto! Oh no, dove è finito? È qua sotto! Ah, eccolo! Perfetto! Ah, pace! Il microonde... Oh, ecco qua, manca finito! Solo... No, manca l'ultimo tocco di classe. Il tuo tocco di classe, questo è un tocco di classe. Tac, una sveglia. No! Madonna, cos'è sta roba? Ma non metterlo in mezzo ai mobili, Luca, ma sei veramente spasticissimo. Così. No, un po' più a destra. No, devi togliere la libreria. No, Luca, è troppo grande, devo trovare un'altra. Questa. Perfetto. No. Dalle stelle alle stalle. Questa, dai. Dai, questa ci sta veramente da Dio perché ti lascia pure lo spazio per scendere. Mamma mia. Ok, ora Luca, togliti la benda. Hai visto il mio laboratorio sotto? Ma sì, ma togliti la benda, Luca, che almeno così lo puoi vedere anche tu. Come si deve. È il tuo turno e ti farò passare le pene dell'inferno. Le pene dell'inferno adesso, vediamo come te la cavi, Guarda che bella casettina che ho tirato fuori da cieco. Stringila più forte, Luca. Tanto non ci vedi, stai tranquillo, già sei cercato di tuo. Ma che dici? Come si sente? Sono un po' strabico. Benissimo! Non riesco... Dov'è la casa tua? Qui? Qua. Guarda che schifezza è venuta fuori. Oddio, lì c'è pure un blocco fuori posto. Non si può più aggiustare una casa. Io la farò bellissima! Allora, la costruisco qua. Ok? Allora, prima di tutto il pavimento. Ma perché? Perché mi stai piazzando la terra? Smettila! Così non riuscirò a prendere le dimensioni giuste. No, guarda che ti sento che la stai piazzando, maledetto assassino. Ti la prendi con un povero cieco. Le colonne. Ok. No. Vai, è comparso un albero al centro. Che succede? Questo non...
La natura. Maledetta natura che sia... prende quello che è ma suo. Smettila! Questa è la mia casa, natura, lasciala in pace! Ok, così... addirittura simmetrica! Addirittura simmetrica la faccia alla tua casa simmetrica, guarda che roba! La mia è simmetricissima, mi hai mentito! Mi sa che la sto facendo un po' piccola, però! Vabbè, dai, almeno posso dedicarmi a renderla veramente speciale e particolare. E piccola. Cosa sta... Sento che stai... Non sostituire i miei blocchi con i tuoi! Che incubo! No, ecco, ho spaccato pure il pavimento. Guarda che spacco la tua casa, eh! Guarda che la spacco! No, no. Ti rompo i vetri con i no, sassi! No, non posso toccare le case degli altri! Non posso toccare le case degli altri! Tu stai toccando la mia, però! Ah, Luca, il tavolo è troppo grosso! Dove lo metto? Dove lo metto? Ma perché devi metterlo? Ma cos'è? Perché voglio fare anche un pochino di estetica fuori! Guarda! Un bel tavolo per i picnic... Poi un coso su cui... Un tronco su cui, non lo so, sdraiarsi, direi. Chiaro. Ok, poi qua metto un po' di posti dove sedersi. Poi delle rocce decorative, perché mi piace il campeggio, mi piace essere in mezzo alla natura. La natura è importante, sì. Ma sbaglio o l'erba? Ah, maledetto tu e il tuo bon meal! Non farmi crescere così tanto l'erba del giardino! Maledetto! E adesso come faccio? Oh mio Dio, un incubo! Non riesco a vedere nulla, non riesco a vedere nulla! Via, 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 vai via! Casa tua è... spaccato il tavolo! È una giungla! No, ho spaccato il tavolo! Oh mamma mia, questo tavolo è indemoniato! È tipo luminoso! Mamma mia! Dove sto andando? Oh no, la strada questa! Oh no! Dico... Aiuto! Sì. Ok, questa è casa mia! Vabbè, è un blocco rosso nel nulla! Ok, perfetto! Dai! Adesso mi dedico al tetto. In realtà io faccio anche un primo piano oltre il piano terra, a differenza tua che hai fatto quella caverna sotto. Non credo sia lo stesso colore, sai? Ma che stai dicendo? No, niente, niente, non preoccuparti, tu costruisci. Dovrebbe essere rosso chiaro, no? Sì, 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 è il daltonismo. Ma cosa ti dicevo daltonismo? Sono bendato, sono un po' ciecato, ma non è che all'improvviso sono pure daltonico. Mi sei messo, Espi? Ah, non lo so, mi sono perso al secondo piano, Luca, aiutami! È questo! Ah! Oddio! Ok, ok, sono caduto al piano terra, ci sono! Mi perdoni, devo andare un attimo ad aiutare. Ma che con chi stai parlando, padre? Non mi hai mai presentato tuo papà, come si chiama? No, è il Don. Ma che... Ma hai tirato fuori un grattacielo? Ma non è un grattacielo, ho fatto qualche piano extra, però mi sa che mancano le finestre, allora aspetta. Una finestra qui. Sì, sì, bravo. Oh mio Dio, ho fatto tutto rosa qua. Oh no, ho fatto tutto rosa! Porca miseria! Allora... Ah, una finestra. Vedi i colori? Quanti piani è? 9? 9? Ho fatto 9 piani? O no? Non volevo fare 9 piani, te lo assicuro! Ok, dai. Prima di tutto rendo accessibili i piani superiori con una bella scaletta. E adesso mi manca soltanto da arredare. Luca, ci sto mettendo molto meno di quanto ci hai messo te. Ok, perfetto. Ah, che succede? Ah! Luca, sono caduto! Che stai facendo? Oh no? Oh no? Che è successo? Oh, così sì che è una bella cosa? Casa. Ma non capisco nulla. Oh mio Dio, ma questa non è la mia casa. Che sta succedendo? Cosa diavolo? Certo che è la tua casa. Dove... Non è la mia casa, il mio pavimento è qui, i miei muri sono dall'altra parte. Vabbè, insomma, come l'ho ruotata un po', perché così dava... Come l'hai ruotata? Chi è che ti ha detto di ruotare la mia povera casa? Stavo andando così bene. 45 gradi, ho usato questa, la bacchettina magica. Voglio 45 minuti di bonus in più per la costruzione di questa casa, non è possibile. Adesso... Non sparire nell'oscurità, Luca. Guarda qua, è perfetta, ruotata benissimo. Non è perfetta, guarda che disastro. Ma adesso è a 45 gradi. Rimettila com'era prima. Oh, finalmente! Eccola qua! Alleluia! Ecco fatto! Come va? Perfetto! Benissimo! Sto già decorando la cucina. Perfetto, così. Guarda, un bel po' di robette qua, un po' di scaffali. Dove metto gli scaffali, Luca? Secondo te li metto... Perché stai fischiettando? Mi insospettisci quando fischietti. Bella questa cucina! Ah, togliti! Che sto decorando... togliti! Sempre in mezzo! Le finestre, queste cose qua... Non sappiamo cosa vabbè, intanto faccio passare un po' di aria, ti pare? Oh, perché sto sudando, lo senti che sto sudando? E cos'è quella roba? Niente. Ma è un fantasma, smettila! Mi vuoi spaventare con queste baggianate? No, ma dai, non lo farei mai. Ok, non so come mettere sto maledettissimo tavolo, ok? Con un po' di mele. Attenzione, non ci stanno le barbabietole. Ok, la metto qua, dai, ci sta lo stesso. Mi piace avere le barbabietole molto, molto vicine a me. Dai, dai, direi che qua va bene. Guarda che stai sprecando troppo tempo. Hai ragione, vado al piano superiore. Ho già un po' di cose pronte. Ah, oddio.
Cos'è sta sto? Luca? Luca c'è una messa. C'è una messa satanica da queste parti. O no? C'è Freddy! C'è Freddy! Ma sì, guarda che roba! Non ti preoccupare. Ma chi è che l'ha posizionato? Sei stato tu, vero? Ma va. Cos'è quella cosa? Cos'è quel... Ah! Oddio, santo! Uccidilo! Ma ah, porca miseria! Ma io come faccio a costruire se gli metti tutte ste robe? Ti è piaciuto? Magari la tua casa è davvero... Ah, va quel paio... Oh, no! Adesso c'ho Freddy sulla credenza! Oh, ma perfetto. Porca miseria! Lo puoi tenere qua, lo puoi mettere in gabbia. Vabbè, lo muro qui dentro, che ti devo dire? Allora, facciamo spuntare solo tanto la testa. Ma porca miseria! Oh, bravo, mettilo in carcere! Guarda che roba! Perfetto! Ti ho regalato un bellissimo... pezzo d'arredo, di design. È un pezzo d'arredo, mamma mia. Un comodino. E adesso vediamo cos'altro costruire. Tac, un bel orologio. Ciao, riesco a prendere un po' d'aria, che qua è un po' claustrofobico. Oh, fai bene. Ah, aspetta, è vero, le finestre. Ah, ah, oddio, cos'è sto... Luca, non avevi smesso di fumare? Ah! Ora, oltre che cieco, sono anche laggante. Ti ringrazio, Non ti preoccupare. Riesci a trovare l'uscita? Sì, che riesco a trovare l'uscita. È già passato il fumogeno. Fammi costruire. Anzi, fammi bucare un po' il muro così faccio delle fine. Smettila! Smettila però adesso! È troppo! Sono super cieco. Ok, sono fuori. Dai, che sta scadendo il tempo. E adesso? Oh. Ecco, senti che ride. Ma ti pare? Sarà la mia sveglia. Ti fa una bella sorpresina. Facciamo così lo vedi anche mentre dormi. No, maledetto. Metto un po' di armadi qua almeno. Certo che ti sei proprio impegnato a fare il tetto e le esterne, devo dire. Ti ringrazio, non sta venendo male. Mi mancano soltanto le finestre, che in effetti è un po' strano poter entrare e uscire. Le porte, però... magari, spero. Vabbè, le porte, che parolone. Intanto io mi dedico al... bagno, la cosa più importante. Guarda, metto triplo lavandino con triplo specchio. Queste cose non è che ce le hai, che te. Che lusso. Ma sei sicuro che hai abbastanza acqua per tutti questi lavandini? Sì, e c'hai voglia, quanta... ma che assassino maledetto che sei. Stoppa sta acqua. Porca miseria. Hai visto comunque che bella questa vasca? Che ti permette... Ehi, cos'è sta acqua all'improvviso? Sta piovendo fuori, cos'è? La stagione dei monsoni? Ah! Ma tu e i tuoi maledetti palloncini! Smettila! Smettila! Ne approfitto! E poi, soprattutto, il water. Oh, sì, lo dobbiamo mettere qua. Una bella scorta di carta igienica, che in questi tempi di quarantena non si sa mai. Qui mettiamo 4 rotoli. E poi una doccia. Dove metto la doccia? Ah! Oddio! Mi sono incastrato. Ma perfetto. La carta igienica nella doccia è esattamente quello che segno. Che sogno. C'hai le telecamere in bagno? Ma non l'ho messa io. Però mi farebbe comodo in effetti. Ma come? Ah, vabbè, la tolgo, va bene. Tanto l'hai messa tu per incastrarmi, maledetto. Non credo. Ma che bella doccia. Con la carta igienica dentro la doccia. Così non hai bisogno di asciugamani per asciugarti, ti pare? Ah. Ma quindi come sei messo, Espino? Direi che insomma ho finito. Dai. E io ho fatto quello che potevo per aiutarti. Hai fatto? Magari la porta non la metti? Vabbè, mi sono dimenticato. È che sai, mi piace stare fresco. Metterla, No, la metto. Ed eccola qua. Una bella porticciola. Soltanto che non so se ho finito. Penso di sì. Non la puoi più toccare. Vabbè, ma dai, quello ma non è giusto. Controllala. No, controllala, sono cieco. Ho provato a controllare quello che potevo. Dai, diciamo che l'ho finita. Fammi controllare. Un attimo, fammi controllare. Allora, c'è tutto quanto, il letto c'è. Ok, dai. Basta. Penso di averla finita. Giù le penne, giù i blocchi. Ma cosa vuol dire vieni giù le penne, giù i blocchi? Vieni fuori che ti tolgo la penne e vedi com'è venuta. Va bene, dai. Crociamo le dita. Oh, eccoci qua. Finalmente. Certo che la luce... Non l'ho costruito io quello, non l'ho... No, non puoi, questo è illegale. No, questo è illegale. Non lo puoi togliere. Quello che era qui è qui. Smettila. Oh. No, hai rotto le regole. Non so se è più brutta la tua. È più brutta la tua sicuramente. La mia non è bellissima, però. Vabbè, ma la tua, scusami, tu hai fatto un piano, poi hai fatto un altro sotto piccolino, io almeno ho fatto... Quasi una palazzina, no? Qua ci possiamo abitare in più persone, no? Sì, la tua ci abita una... E poi qua... Non è partita la musichetta di Freddy? Cos'è sta storia? Oh no, si sta liberando, non è che esplode all'improvviso? Sta venendo a prendere perché hai tolto la scritta!
Certo, perché anche lui pensa che è Spipuzzi. Ma smettila, più che altro guarda, io ho pure un'area esterna qui fuori in cui fare un po' di picnic, in cui spaccarsi la testa sulle rocce, per sdraiarsi sul tronco. Basta. Vabbè, mentre tu... Vabbè, le erbacce si togliono un attimo, tac, perfetto. Mentre tu invece... Niente. Cos'è? Vuoi uccidere perché hai perso? Ma c'hai anche un'auto. Dai, sotto perché non sai perdere, anzi... Facciamo decidere i nostri cari spettatori cosa... Smettila! Cosa ne pensano? Se preferiscono la casa bendata da 15-18 minuti di Luca o quella da 15 minuti bendata di Espi? Ditecelo con tantissimi mi piace e commenti qui sotto. Eh beh, sì! Tu ce ne hai messi di più, perché... Hai detto che ti ho rotto le scatole. Io non ho avuto nessun bonus, nessun aiuto. Palla, te lo giro di nuovo, basta. No, non girarlo, non girarlo! Vieni qua!